ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Come potete vedere, oggi sono completamente circondata da un sacco di dolcetti e cose buonissime. Sono tutte novità per questo Natale 2022 che andremo a vedere e spacchettare assieme. Ma la cosa più importante è, io inizialmente volevo dedicare il video solamente a lui, ovvero ragazzi, al nuovissimo e primissimo pandoro di Chiara Ferragni in collaborazione con Balocco, ed è un pandoro molto particolare, tra l'altro con lo zucchero a velo rosa, che andremo ovviamente ad aprire assieme. Tutte queste cosine le trovate su Vico Food Box, vi lascerò il link al sito qua sotto. Loro mi hanno spedito tutte queste goloserie pazzesche, quindi ci tengo a ringraziarli, e mi hanno dato anche un codice sconto per voi se volete utilizzarlo. Ve lo lascerò anche questo in sovraimpressione. Vico Food Box è un sito italiano che vende prodotti italiani in tutta Europa e anche nel Regno Unito, quindi potete ordinare sì dall'Italia ma anche da qualsiasi paese europeo e nel Regno Unito, cosa molto molto utile. Lo sapete, io abito ad Amsterdam e molto molto spesso acquisto le cosine, la mia spesa italiana, su Vico Food Box. Pensavo mi spedissero soltanto il pandoro di Chiara Ferragni e sono stati super carini, mi hanno mandato un sacco di goloserie, novità di quest'anno. Andiamo a vedere tutto quanto e per ultimo arriveremo al pandoro di Chiara Ferragni. Se volete vedere solo questo potete skippare e andare direttamente a fine video. Prima novità sono i pocket coffee, però lo vedete, il packaging è leggermente diverso perché questi sono i nuovi pocket coffee con caffè decaffeinato. Io non impazzisco per il caffè, lo sapete, ma le mie amiche saranno sicuramente molto felici di provarli. Poi mi hanno mandato queste due nuove creme spalmabili, una è alla mandorla e l'altra al pistacchio, e sono del brand Mamma Mia. Vabbè, più italiano di così non si può. Oh wow ragazzi, oh mamma mia, ha un profumo pazzesco, volevo assaggiare troppo questa alla mandorla. Tra l'altro possiamo parlare di quanto sia bello filmare video con il cibo ed ho la scusa per assaggiare un sacco di cosine buonissime. Vediamo. Oh mio dio. Tra l'altro ha un gusto di mandorla veramente veramente che sa di mandorla, non so come spiegarlo, buonissima. Poi c'è questo barattolino di marmellata all'arancia amara che non ho mai assaggiato ed è del brand Sicilian Factory, quindi immagino che sia una cosa tipica siciliana, adesso correggetemi se sbaglio, ma appunto il marchio è tipicamente siciliano. Poi c'è questo croccante alle mandorle che fa davvero tanto tanto Natale, quando vedo questo penso subito immediatamente ai mercatini natalizi e dal Natale. Poi mi hanno spedito due nuovi tartufoni, uno al ciocco pistacchio e l'altro ciocco caramel. Oh mio dio ragazzi, mi ispira particolarmente ciocco caramel. Mi sacrificherò e lo assaggerò per voi. Vediamo. Pazzesco. Sono i cristalli di caramello croccante. Oh wow. Questo è pazzesco. Poi mi è arrivato il nuovo calendario dell'avvento di Ferrero. Quanto è carino, tra l'altro sembrano le casette di Amsterdam. Cioè secondo me si sono ispirate alle casette di Amsterdam, non può essere, sono identiche. E di calendari dell'avvento me ne hanno mandati ben tre, perché c'è anche quello con gli Smarties. Ragazzi, io amo gli Smarties. Cioè il McDonald's prendo sempre solo il McFlurry con gli Smarties. Cioè io qualsiasi cosa con gli Smarties l'amo. E altra novità, c'è il calendario dell'avvento dei baci Perugina, ragazzi, quanto è carino. Questi però non andiamo ad aprirli, li aprirò a dicembre, non vado a tirare fuori i cioccolatini adesso. Volevo però solo aprire quello della Ferrero perché ero curiosa di vedere all'interno com'è. E ragazzi, guardate che bello, è bellissimo! Cioè ci sono tutte le finestre, si vedono le persone all'interno delle case, a tema natalizio, con l'albero, la cena di Natale. Adoro, questo calendario è veramente veramente stupendo. Poi c'è questa scatolina molto carina, tutta natalizia, della Sperlari. Ma quanto carina con tutte queste decorazioni, con l'alberello, le renne. Alcune sono praline al cioccolato, altri sono torroncini, morbidelli, questo è fondente, al gianduia. Queste sono quelle classiche confezioni che il primo anno
ci trovi i cioccolatini e le robe buone. E da quell'anno in poi la nonna li usa per il kit da cucito. Tu pensi che ci siano i dolcetti, in realtà ci trovi il kit da cucito. Ma ragazzi, arriviamo al clou del nostro video, ovvero il pandoro Chiara Ferragni. Ed eccolo qua il nostro pandoro, devo dire, peck molto molto carino. Io e Chiara evidentemente abbiamo dei gusti molto simili, perché se io dovessi ideare un pandoro lo farei esattamente così, lo farei, voi lo sapete meglio di me, lo farei rosa, e questo è veramente perfetto, perfetto, cioè con la bambolina, con l'albero di Natale, è tutto rosa, un albero di Natale rosa, oh mio Dio, penso che prima o poi lo comprerò anch'io l'albero di Natale rosa. E l'hashtag Pink Christmas, adoro. Come al solito c'è anche il logo del suo brand, Chiara Ferragni Brand, davvero molto molto bellino, con la bambolina, con la slitta e le renne. Mi piace moltissimo anche questo fiocco, sempre con il logo Chiara Ferragni Brand, che si trova appunto lungo tutto il pack. Devo dire davvero, pack molto molto carino. Allora, almeno per quanto riguarda i miei gusti, è stupendo. So che il rosa non piace a tutti, quindi per alcuni può essere un pochino troppo. Personalmente a me piace tantissimo, ma andiamo ad aprirlo e vediamo com'è all'interno. E soprattutto sono curiosa di vedere questo pandoro che diventa rosa, quello zucchero a velo rosa, insomma, andiamo a vedere. Lo descrivono così: pandoro con preparato rosa per spolvero in bustina. Ok, quindi è praticamente appunto un pandoro, però ha questa particolarità dello zucchero a velo rosa. Ok, togliamo il nostro fiocchetto e arriva il momento della verità. Ta-da! Allora, mi sembra molto semplice come pandoro. Forse un pochino più piccolo rispetto ai pandori normali, o forse della stessa in realtà grandezza. Su tutta la plastica che lo avvolge troviamo il logo di Chiara Ferragni con l'occhio e un sacco di stelline. E all'interno del nostro vassoio invece troviamo uno stencil per andare a disegnare con lo zucchero a velo il logo di Chiara Ferragni Brand sul nostro pandoro, ci proveremo. E poi c'è naturalmente lo zucchero a velo rigorosamente rosa, che però viene chiamato spolvero rosa, non zucchero a velo rosa, spolvero rosa. E qui ci sono anche le istruzioni appunto su come andare ad utilizzare lo stencil per creare il logo Chiara Ferragni. Anche la bustina è molto molto carina, tutto rigorosamente rosa, con il logo ad oro, con il logo, con l'occhio, con il berrettino di Babbo Natale. Ok, è il primo pandoro che annuso quest'anno, ok? È il primo profumo di pandoro che raggiunge il mio naso quest'anno, ragazzi, e adesso mi sto veramente rendendo conto che sta per arrivare il Natale, cioè non proprio che sta per arrivare, ma insomma diciamo che siamo nell'atmosfera. Una cosa assurda è che negli altri paesi non esistono i panettoni di pandori, ragazzi, qui in Olanda non sanno che cosa siano, ed è una cosa che io veramente non riesco a concepire, perché per me se non c'è un pandoro a casa non è Natale. Ok, stiamo spacchettando completamente il nostro pandoro. Ta-ta-dan, ta-ta-dan. Voilà, così è super super semplice. Naturalmente dobbiamo andare ad aggiungerci lo zucchero. Adesso, nonostante io sia completamente negata per tutto ciò che riguarda cucina e qualsiasi cosa si mangi, cioè praticamente tutte le cose commestibili, io sono negata nel prepararle, ok? Ma proviamo ad andare a creare il logo con questo stencil. Prevedo disastri, ma non si sa mai. È un po' tricky perché è molto sottile questa parte del logo e quindi non era semplicissimo staccarlo, avevo paura di romperlo. Ecco fatto, andiamo a togliere anche le altre parti di cartone dal nostro logo. Non è semplicissimo, ho paura di strapparlo, quindi vado molto lentamente. Ok, ci siamo quasi, manca solo la parte dell'iride, praticamente dell'occhio. Eccolo qua il nostro logo. Ok, ci sono ancora queste mini alette da togliere dal logo, è veramente complicato perché ho super paura di strapparlo. Ok, ci siamo ragazzi, eccolo qua, il logo è
fatto. Posizioniamolo perfettamente, circa, circa perfettamente, sul nostro pandoro, voilà. Seguendo le istruzioni avremo bisogno di questo cosino, qui come si chiama, una specie di spolverino, scolino, non lo so, che io in questo momento non ho in casa, quindi cercheremo di spolverarlo direttamente dalla busta. Ok, ne sto versando un po' ovunque ed è effettivamente di un bellissimo rosa pastello, cioè proprio il colore che piace a me. Ve lo faccio vedere anche all'interno della busta, eccolo qua, zucchero a velo perfettamente baby pink. E cerchiamo di fare la magia adesso senza distruggere tutto quanto. Lo cospargiamo per bene. Ok, sto cercando di togliere l'eccesso in modo che il nostro logo si crei perfettamente, anche se ho qualche dubbio. Beh, devo dire che è molto molto carino, non avevo mai visto naturalmente un pandoro rosa. Secondo me è una genialata, può piacere, può non piacere, secondo me è una genialata e ripeto, se avessi potuto creare un pandoro lo avrei creato esattamente allo stesso modo, cioè veramente veramente uguale, rigorosamente rosa. Io adoro questa cosa. Andiamo a togliere il nostro stencil e vediamo se sono riuscita a fare un lavoro decente. In realtà penso che le linguette avremmo dovuto lasciarle, perché così sarebbe stato più semplice probabilmente togliere il cartoncino, lo stencil, ma vabbè. Ok, ok ragazzi, poteva andare peggio, ci poteva andare peggio, si vede il logo? Sì, ce l'ho fatta, ok. È forse un po'... non è proprio perfetto, però più o meno dai, ce l'abbiamo fatta. Facciamo la prova assaggio, semplicemente strappando un po' così. Prova assaggio. Wow, sa perfettamente di pandoro ragazzi, sa di classico pandoro, nel sapore non c'è niente di strano o di diverso, sa proprio di pandoro, buonissimo. E questo sorriso sul mio volto è perché finalmente si è inaugurata così la stagione dei pandori e dei panettoni, appunto il primo pandoro che assaggio quest'anno, quindi è sempre un po' un'emozione, anche se la mia cosa preferita è andare a scaldare una fetta di pandoro nel microonde, perché caldo è mille volte meglio. Ammiriamo ancora il nostro risultato finale, ragazzi, guardate che bellezza! Un'idea super semplice, naturalmente colorare lo zucchero a velo, però secondo me è anche molto molto d'impatto. In conclusione, a me personalmente, esteticamente, piace un sacco e mi è piaciuta moltissimo anche l'idea dello zucchero a velo rosa, che sì, effettivamente andare a colorare lo zucchero a velo di rosa non è poi chissà che idea straordinaria, però bisogna anche dire che nessuno l'aveva fatto fino adesso e secondo me è una genialata. Quindi questo è quanto per il video di oggi, naturalmente fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti, li leggo sempre tutti. Io vi mando un bacio enorme e come al solito non può mai mancare il nostro abbraccio finale, quindi venite qua che vi abbraccio forte. Vi aspetto domani sempre alle 17:30 con un nuovo video.